Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me. Un ospedale che si trasforma in un palcoscenico di morte, usando come protezione un velo di omertà da parte di medici e dirigenti. Due amanti, un medico e un'infermiera con deliri di onnipotenza. Una serie di delitti emersi soltanto grazie a un'infermiera che non ha voltato la faccia, che non si è lasciata intimorire dalle minacce e che, nonostante fosse in un ambiente corrotto, non ha perso la sua umanità e grazie al suo coraggio la verità è emersa. Oggi vi racconto la storia dell'inchiesta della Procura di Saronno, Angeli e Demoni. Oggi vi racconto la storia di Leonardo Cazzaniga e Laura Taroni, i due amanti killer dell'ospedale di Saronno. Clelia Leto è l'infermiera che ha avuto la forza e il coraggio di denunciare ai carabinieri di Busto Arsizio il 20 giugno del 2014 i comportamenti anomali tenuti dall'allora ex primario del reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Saronno, Leonardo Cazzaniga. La donna iniziò raccontando la tendenza del medico ad abusare di farmaci, anche a livello personale. Raccontò infatti che il medico era solito assumere psicofarmaci direttamente dalle fialette che prendeva dagli armadietti dell'ospedale. A volte parlava biascicando e aveva degli atteggiamenti provocatori, sprezzanti, maleducati, sia nei confronti dei medici e degli infermieri, ma anche dei pazienti e dei parenti dei pazienti. L'infermiera racconta del carattere molto particolare del dottor Cazzaniga, che in ospedale era rispettato per la sua grande esperienza, ma che con gli infermieri aveva un rapporto particolare, perché era solito metterli in difficoltà sia a livello professionale che a livello personale. Ce l'aveva in particolar modo con gli infermieri stranieri, perché affermava che questi non capissero nulla. Ce l'aveva col 118, ce l'aveva col personale dei laboratori e aveva da ridire anche degli altri medici che denigrava. Ad ogni problema si ergeva a grande medico, a confronto di grandi incapaci. Aveva spesso un eloquio volgare e parlava di sesso in modo inopportuno. La Leto raccontò alle forze dell'ordine del protocollo Cazzaniga, un protocollo inesistente, inventato dall'uomo, e che portava a una morte rapida i pazienti al quale era applicato. Il protocollo consisteva in un sovradosaggio di farmaci come morfina, propofol e midazolam. Il dottor Cazzaniga applicava il suo protocollo quando, a suo avviso, si trovava di fronte a un paziente che non avrebbe potuto vivere a lungo. L'obiettivo sarebbe stato quello di portare il paziente alla morte. La sua condotta non aveva nulla a che fare con la sedazione palliativa, di cui in comune aveva solo lo stato dei pazienti e i farmaci applicati. A volte Cazzaniga decideva l'applicazione del protocollo e la preannunciava senza nemmeno aver visto il paziente. Era un medico esperto, si sentiva superiore agli altri e ostentava anche questa sua superiorità. Si definiva l'angelo della morte. Pronunciava frasi come: "Su questo paziente dispiego le mie ali di angelo della morte", oppure "Io sono Dio". Clelia, prima di fare la denuncia dei carabinieri, aveva fatto una segnalazione interna in ospedale, che aveva costituito una commissione interna che aveva analizzato il comportamento del dottor Cazzaniga, senza però poi prendere nessun provvedimento. L'infermiera racconta ai carabinieri diversi episodi specifici che avevano fatto sorgere in lei dei dubbi che andavano oltre i decessi avvenuti in ospedale. Leonardo Cazzaniga, infatti, intratteneva una relazione con un'infermiera che lavorava in quell'ospedale, Laura Taroni. Un giorno Cazzaniga si presentò in ospedale fuori dal turno e prelevò una siringa di midazolam da un armadietto chiuso a chiave. Quello era proprio il periodo in cui in ospedale era ricoverato il suocero di Laura Taroni, Luciano Guerra, che da lì a poco morirà. Quel giorno Cazzaniga si era recato in ospedale in borghese e aveva prelevato la siringa.
ma Clelia si era accorta. Quell'episodio destò nell'infermiera molta preoccupazione, perché da lì a breve moriranno il marito di Laura Taroni, la madre e lo zio, tutti in un periodo di tempo molto breve. Cominciò a farsi strada dentro Clelia l'idea che quelle morti non fossero casuali. L'infermiera notava una certa tolleranza da parte di Scopetta, che era il primario del pronto soccorso, nei confronti di Cazzaniga. Scopetta sapeva che Cazzaniga assumeva farmaci antidepressivi senza ricetta e sapeva anche del protocollo Cazzaniga. Tutti in quell'ospedale sapevano del protocollo Cazzaniga. Lo sapeva Scopetta, lo sapeva Valentini, che era il direttore sanitario, e lo sapeva la coordinatrice delle infermiere, Boato. Tutti lo sapevano perché erano stati informati dalla Leto, ma anche da altri infermieri e da altri medici che si lamentavano di quella situazione. La Leto sapeva che nel 2013 la sua segnalazione era stata portata dalla Boato direttamente a Valentini. Il direttore si disse preoccupato degli atteggiamenti di Cazzaniga e promise di fare maggiore attenzione, ma poi non successe nulla. Convocarono tutto il personale solo al termine della commissione interna di verifica del comportamento di Cazzaniga, dal quale emerse che c'erano sì problemi sia nel comportamento che nel sovradosaggio del medico, ma dissero anche che non erano certi della relazione tra il protocollo Cazzaniga e quei decessi. Cazzaniga continuò a lavorare al pronto soccorso, ma non fu più vice primario. Dopo un po' di tempo smise di lavorare e si mise malattia per 2 mesi. In seguito alla segnalazione della Leto, partì un'inchiesta da parte della procura di Busto Arsizio, denominata Angeli e Demoni, che portò il 29 novembre del 2016 all'arresto del dottor Leonardo Cazzaniga di 60 anni e della sua amante, l'infermiera Laura Taroni di 40 anni. L'accusa era di omicidio di 4 pazienti e del marito di lei, Massimo Guerra. Alla chiusura delle indagini, avvenuta il 20 ottobre del 2017, i due amanti furono accusati di altri omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2013. Furono accusati anche della morte di Maria Rita Clerici, la madre di Laura Taroni, e di Luciano Guerra, il suocero. La madre di Laura, una donna in apparenza in uno stato di buona salute fisica, morì sul divano della figlia il 14 gennaio del 2014. Non gradiva la relazione tra la figlia e il medico. Il suocero di Laura Taroni, di 78 anni, Luciano Guerra, morirà il 20 ottobre del 2013 dopo un ricovero lampo all'ospedale di Saronno. Fu infatti visitato alle 8 del mattino per morire poi improvvisamente intorno a mezzogiorno. Le ricostruzioni delle morti di Massimo Guerra, il marito di Laura Taroni, e di Maria Rita Clerici, di sua madre, sono terrificanti. Quando il marito Massimo Guerra viene a conoscenza della relazione tra la moglie e il medico Leonardo Cazzaniga, nella casa di Lomazzo si scatena l'inferno. La donna sostiene di essere vittima di abusi sessuali da parte del marito e per questo motivo comincia a somministrargli dei farmaci per inibirne la libido. Gli avvocati raccontano che con la somministrazione dei farmaci veniva meno la virilità dell'uomo, ma non la sua perversione o la maniacalità nei rapporti. Laura racconta che l'uomo passò all'utilizzo di oggetti. Agli atti risultano delle foto degradanti e la testimonianza del fatto che Laura Taroni è dovuta ricorrere a cure ospedaliere per curare delle lacerazioni. Per potergli somministrare i farmaci, la Taroni fece sottoporre il marito a degli esami del sangue presso l'ospedale di Saronno. Poi aveva fatto in modo di alterarne gli esiti per convincere l'uomo di essere malato di diabete. Da qui in poi aveva cominciato a somministrargli massicce dosi di farmaci con lo scopo di ucciderlo. Massimo Guerra morirà a 46 anni nella sua casa di Lomazzo il 30 giugno del 2013, sfinito dall'abuso di farmaci. Laura Taroni era fortemente convinta che il marito intrattenesse una relazione sessuale con sua madre, Maria Rita Clerici. Filomena Pistidda,
cugina di Laura e sua confidente, racconta di aver saputo dalla donna dell'esistenza di foto compromettenti della suocera insieme a Massimo Guerra. Laura Taroni, in seguito alla morte del marito, non perdeva occasione per raccontare a chiunque delle molestie sessuali a cui era sottoposta, dei giochi erotici ai quali doveva partecipare sotto minaccia, del fatto che il marito andasse a prostitute e che avesse una relazione con sua madre. Oltre alla Pistidda, lo aveva raccontato alla babysitter e anche a un collega agricoltore del marito che l'aveva avvicinata per chiederle se poteva acquistare parte dei terreni agricoli dell'azienda di famiglia del marito, dato che in un breve periodo di tempo erano morti tutti i proprietari. La testimonianza di Gabriella Guerra, sorella di Massimo Guerra e cognata di Laura Taroni, è stata incisiva nell'inchiesta sulla morte della madre di Laura Taroni, Maria Rita Clerici. La donna ha raccontato che Maria Rita Clerici era in salute e in forma fino al giorno prima del decesso, quel 14 gennaio 2014. Gabriella era presente in casa di Laura quando l'infermiera ha chiamato il dottore per assisterla nel curare la madre che si sentiva poco bene. Il dottor Cazzaniga ha partecipato attivamente a quelle che Gabriella credeva in quel momento fossero delle cure alla donna. Il dottore teneva la flebo e disse a Gabriella che la donna era morta di encefalite. Filomena ha testimoniato inoltre dei cattivi rapporti che correvano sia tra Laura e sua madre che tra sua madre e il dottor Cazzaniga. Il comportamento della coppia quel giorno è contraddistinto dalla totale inerzia, dalla volontà di non prestare il soccorso. Le manovre di rianimazione sulla donna partono soltanto quando il respiro si arresta e al personale del 118 è impedito di sostituirsi a Laura nel praticare il massaggio cardiaco. Secondo Monica Alberti, l'avvocato di Laura Taroni, la donna ha sostanzialmente un passato fatto di umiliazioni e di sofferenze. Sin da bambina Laura si sentiva contesa tra due fuochi familiari, tra la famiglia del padre e la famiglia della madre. Suo padre muore quando Laura ha solo 4 anni, perché si sottopone a un intervento innovativo nella speranza di sopravvivere e di veder crescere sua figlia. Cresce principalmente tra adulti e racconta che sua madre era particolarmente autoritaria. Racconta ai giudici che lei da piccola ne ha prese di schiaffoni. La mamma la colpevolizza sempre della morte del padre, che si era appunto sottoposto a questo intervento proprio per vedere crescere lei. L'infanzia di Laura passa tra scuole cattoliche e un'educazione bigotta che lei sopporta a fatica, tanto che si rifiuterà di far fare comunione e cresima ai suoi due figli. Laura racconta che lei avrebbe voluto fare il medico, ma che sua madre gliel'ha impedito, non ritenendola all'altezza. Laura racconta di essersi sempre sentita svilita dalla madre. La relazione con Leonardo Cazzaniga inizialmente era solo di tipo sessuale, poi però tra i due è scattata una certa intimità. Secondo la difesa, finalmente Laura aveva trovato qualcuno in grado di amarla. Relativamente ai due omicidi di cui è incolpata, ovvero quella del marito e della madre, Laura non ha mai ammesso la sua colpevolezza. Sostiene soltanto di aver somministrato al marito dei farmaci con lo scopo di inibirne la libido. In sua difesa racconterà che ben due volte aveva salvato il marito chiamando i soccorsi. Una volta nel 2011, quando gli aveva anche praticato un massaggio cardiaco, e la seconda volta nel 2012. I magistrati durante il processo le contestano indifferenza nei confronti della morte della madre, in quanto si era scoperto che la donna proprio quel giorno aveva fatto una serie di acquisti online. La donna si è giustificata col fatto che era il suo modo, quello di fare shopping, per affrontare il dolore della perdita della madre. Alla Taroni è stata sospesa la podestà genitoriale dei figli di 10 e 12 anni durante tutta l'esecuzione della pena. Durante gli anni di indagine, la procura di Busto Arsizio e i carabinieri hanno fatto luce su una storia incredibile. Per anni, infatti, i due fratellini in quella casa hanno dovuto sopportare qualunque cosa.
La madre li usava come scudo per difendersi dalle violenze del marito, o almeno così raccontava alla cugina al telefono. Insieme hanno assistito alla morte della nonna, Maria Rita Clerici. Un omicidio perfetto e farmacologico, così lo spiegava Laura a suo figlio di 11 anni. Sono da shock le intercettazioni telefoniche fatte dai carabinieri, sia tra Laura Taroni e Leonardo Canzaniga, ma soprattutto tra Laura Taroni e i suoi due figli. In una delle tante intercettazioni telefoniche, Laura Taroni parla di omicidi con il figlio undicenne, arrivando a pianificare l'omicidio di sua madre. Non sai quanto le nostre menti omicide messe insieme siano così geniali. Questo diceva il figlio undicenne di Laura Taroni alla donna. I due fratellini sono stati portati in una comunità in Lombardia, lontano dal clima di violenza, dal clima claustrofobico al quale erano abituati insieme alla loro mamma. Innanzitutto i medici devono stabilire fino a che punto la mala educazione a cui erano sottoposti dalla madre li abbia feriti, fino a che punto, fino a che profondità abbia scavato nella loro psiche la vicinanza con il male e con i pensieri omicidi. E quanto anche il loro corpo abbia risentito del fatto che Laura gli somministrasse dei farmaci potenti e pericolosi senza una reale necessità. Dopo un periodo di terapia sarà il tribunale a decidere del futuro dei ragazzini. È molto improbabile che i due bambini saranno affidati alla zia, a Gabriella Guerra, la sorella di loro padre, perché Laura Taroni, la madre, insieme ai bambini progettava proprio anche il suo omicidio. È molto probabile che i bambini andranno a vivere in una comunità. Quando i carabinieri sono andati ad arrestarlo con l'accusa di aver ucciso 5 pazienti, il dottor Cazzaniga è uscito dal suo appartamento di Saronno con una giacca a vento rossa e sotto braccio con un volume in 4 tomi dei Tragici Greci. Una vera e propria passione, quella del medico, per la tragedia greca. Ma non era nemmeno l'unica. L'altra passione del medico era la politica. Infatti l'anno precedente si era candidato alle elezioni comunali per il SEL. Le opinioni dei colleghi invece sono contrastanti tra chi lo riteneva un bravo professionista e chi lo riteneva una persona volgare e aggressiva. La coordinatrice infermieristica Borgio ha testimoniato più volte di come Cazzaniga godesse di una sorta di immunità sia da parte del primario del pronto soccorso Scopetta che dal direttore sanitario Valentini, che non intervenivano mai di fronte a tutte le segnalazioni e alle lamentele del personale dell'ospedale. Sostanzialmente Cazzaniga all'interno di quel pronto soccorso poteva fare quello che voleva senza che nessuno riuscisse ad ostacolare le azioni di quel medico. Agli inquirenti Cazzaniga definirà il suo protocollo un insieme di principi volti a lenire il dolore ai propri pazienti e ad accompagnarli dolcemente alla morte in accordo con i loro familiari. Ma questo non era assolutamente vero. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Leonardo Cazzaniga è stato condannato all'ergastolo più 3 anni di isolamento diurno per la morte di 10 pazienti. 8 pazienti di Corsia più Luciano e Massimo Guerra. Laura Taroni è stata condannata con rito abbreviato a 30 anni di reclusione per l'omicidio del marito e della madre. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha inoltre ritenuto l'ospedale di Saronno responsabile civile delle morti avvenute in Corsia. I giudici hanno poi condannato a 2 anni e 6 mesi per favoreggiamento 4 dei 5 medici che componevano la commissione che avrebbe dovuto controllare l'operato di Leonardo Cazzaniga. Sono stati condannati l'ex direttore generale Paolo Valentini, l'ex direttore sanitario Roberto Cosentina, l'ex direttore del pronto soccorso Nicola Scopetta e il medico legale Maria Luisa Pennuto. Ho seguito molto questa vicenda quando è emersa sui giornali
perché mi ha profondamente colpito l'indifferenza di tutti quei medici che erano a conoscenza di questo protocollo Cazzaniga e che non hanno fatto nulla. Mi ha turbato molto di più l'indifferenza di chi sapeva e ha fatto finta di niente rispetto ai deliri di onnipotenza di due persone che evidentemente, secondo me, non erano in possesso di tutte le loro facoltà mentali. La perizia psichiatrica su Laura Taroni stabilisce che la donna è sana di mente, pur avendo delle disfunzioni problematiche. Secondo me, una madre che intrattiene una discussione col figlio di 11 anni su come uccidere la nonna e la zia e su come smaltire il cadavere non è una persona equilibrata e non è una persona sana di mente. Un uomo, un medico, che in ospedale assume degli psicofarmaci direttamente dalla boccetta, che dice di essere Dio e dice di spiegare le sue ali di angelo della morte sui pazienti, per me non è una persona sana di mente. Nessuno dei medici con incarichi dirigenziali di quell'ospedale ha fermato questi due personaggi. Mi chiedo per quale motivo alcuni medici accettino quegli incarichi se poi non se ne assumono le responsabilità. Ovviamente queste sono solo le mie impressioni. Fatemi invece sapere cosa ne pensate voi di questa buia, triste e drammatica storia di cronaca italiana. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciarmi un like che mi fa sempre molto piacere. Io vi aspetto qui alla prossima domenica. Un bacione, ciao!